Benvenuto 2020! Benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Hashtag Teo03. Quindi si comincia questo 2020 alla grandissima. Allora ragazzi, parliamo di questa nuova macchina. Perché? Prima di parlare della macchina, perché ho una Jeep Renegade? Bene, spieghiamo bene. Praticamente l'anno 2020 sarà un anno pieno di novità, quindi pieno di eventi che riguarderanno moto, come super sportive, quindi marchi di lusso, come per esempio l'Aprilia. Quindi stiamo andando a provare la nuovissima Aprilia RSV4 con anche la versione Factory, la più estrema di in casa Aprilia. Poi ci saranno nuovissimi video dove ci saremo io e Bianca, nuovi video alla guida della Lamborghini, quindi della nuovissima Ford Puma, quindi del pit bike. Cioè ci saranno tanti nuovi video che riguarderanno un po' il mondo delle gare, oltre ai nuovissimi go-kart, il video di test drive, che quelli non mancheranno mai, sia di auto, moto, macchine, quindi tutto quello che c'è da guidare. O se volete, vi ricordo di richiedermi qualche modello, qualche test drive sotto nei commenti, quindi non lasciatevi desiderare, quindi scatenatevi. E poi l'esclusiva è che appunto sto guidando questa Jeep Renegade per andare a Roma. Perché sto andando a Roma per fare partecipare agli Aprilia Racing Days, cioè dei giorni in cui l'Aprilia mette a disposizione nei circuiti le loro nuovissime moto. Quindi destinazione Roma, al circuito di Vallelunga, quindi un circuito serio. Allora ragazzi, la macchina è spettacolare, quindi come la potete vedere è una versione turbo diesel da 140 cavalli, una macchina lunga all'incirca 4,5 metri, è comoda, quindi ha tutto il comfort che una persona può richiedere, è abbastanza spaziosa, è cattiva anche di motore, perché comunque 140 cavalli si sentono anche i bassi giri, è una fascia intermedia, cioè vediamola da dentro prima. Allora, è spettacolare perché lo sterzo riporta al centro il marchio Jeep Renegade, quindi il marchio della Jeep, che è bello imponente, quindi fa capire di guidare una macchina di un certo livello. Il cruscotto bellissimo, quindi ricorda molto delle rifiniture trovate anche sulla 500X. Poi al centro del cruscotto c'è la plancia dove c'è il display da 7 pollici, dove è presente l'entertainment, quindi ha un menu abbastanza vario, quindi ci si può divertire nelle personalizzazioni. Nella versione che sto guidando io, che è la Limited, però il navigatore non era di serie, quindi per utilizzare il navigatore ho dovuto utilizzare il sistema Apple CarPlay oppure quello di Android, che sono appunto all'avanguardia, quindi tramite il cellulare il sistema riconosce il doppio display automaticamente sullo schermo da 7 pollici e ci si può appunto dedicare all'utenza del navigatore, messaggistica o rispondere alle chiamate, quindi diciamo utilizzare l'estensione dal telefono alla macchina. Per quanto riguarda la plancia invece, dove c'è il contagiro e il contachilometri, si può vedere che c'è il sistema appunto del
dell'intelligenza artificiale, cioè oltre ad avere il cruise, il traction control, quindi permettere i vari assetti della macchina per stradale, fuoristrada, off-road, quindi è un sistema anche per i percorsi più impegnativi, possiamo trovare il sistema che aggancia praticamente tramite centraline la segnaletica orizzontale, cioè che vuol dire praticamente la macchina riesce a riconoscere le strisce della carreggiata e seguire il percorso, e può, vi dico di più, anche identificare una macchina che ci precede, ovviamente non memorizzando la targa, il cristiano che sta dentro, no, riconosce proprio la carrozzeria, cioè proprio il mezzo davanti a noi, e può tranquillamente anche mantenere la distanza, quindi appunto per avere uno spazio di arresto più prudente e più, diciamo, nei limiti, appunto per non fare frenate d'emergenza ed andare a tamponare quello che ci precede, anche perché è un peccato ammaccare una macchina del genere. Una cosa bella che mi è piaciuta tanto è che la macchina praticamente riconosce tutto di se stessa, cioè praticamente vi dice dal display, scorrendo i vari dettagli del menu, anche la pressione delle gomme di ciascun pneumatico, sia a macchina fredda e anche a macchina calda, quindi si vede proprio come man mano che cammini il pneumatico acquisisce, diciamo, pressione, quindi aderenza. È spettacolare, perché non l'avevo visto neanche sulla Maserati Levante una cosa del genere. Per quanto riguarda invece la vettura all'esterno, a parte questa bella motorizzazione che stiamo guidando, bellissimi cerchi, bellissimo il frontale che è stato rifatto. Perché rifatto? Perché presenta, a parte la calandra che oramai è storica della Jeep con i 7 spazietti, e la calandra davanti con i 7 spazi ricorda appunto le sorelline maggiori, quindi tipo la Wrangler e la Jeep Compass. Poi devo dire che sono bellissimi i fari anche full LED, che ragazzi, questa macchina mi è piaciuta perché, cioè, diciamo, anche ad alte velocità come magari 120-130 km/h sentono un po' di oscillazioni, però diciamo ha una tenuta, un comfort così comodo che, diciamo, anche io che sto guidando oramai già da un paio d'ore, la stanchezza non la sento, cioè perché è proprio bella da guidare, leggera, cioè si sente che è bella rigida. Infatti nel tratto cittadino le buche, cioè normalmente su una macchina sportiva come la mia 208 si sentono, ogni tanto senti boom, invece nella Renegade, per il fatto che è alta e ha questa bella tenuta, questa bella ciclistica, diciamo, per come, diciamo, tutto compatto a livello tecnico, devo dire che è fatta veramente bene, quindi mi ha stupito veramente. Poi per quanto riguarda il prezzo, ragazzi, questa la si può trovare, diciamo, ad oggi proprio in promozione intorno ai 15-16 mila euro, anche se il listino senza sconto partiamo da 22.000 euro, e può arrivare anche addirittura quasi a 35.000 euro con le versioni più estreme, quelle anche per l'off-road proprio appieno, anche se comunque devo dire che per i consumi che ha, e calcoliamo quindi in media 15 km al litro, proprio per essere generosi, diciamo che non è proprio una macchina che non beve, anzi è una via di mezzo, però per i consumi che ha devo dire che è una bella macchina, quindi un pensierino io ce lo farei per il prossimo futuro. Per quanto riguarda la soglia di categoria, diciamo che con le concorrenti, come per esempio può essere la 500X o la T-Roc o la Nissan Juke, questa diciamo che la preferisco di più, quindi devo dire, ragazzi, è una macchina che vi consiglio vivamente. Va bene? Ragazzi, è stato bellissimo fare questo test drive, vi ho spoilerato un po' di novità per quanto riguarda questo 2020, che secondo me sarà alla grande, anche di più rispetto al 2019, dove è iniziata questa avventura con il canale di #Teo03, che come potete vedere nei video ha sempre migliorato, sia nei video sia nelle descrizioni. Adesso abbiamo anche una sigla, quindi dobbiamo dire che abbiamo fatto passi in avanti. Va bene? Il prossimo video vi piacerà perché sarà carico di adrenalina. E un saluto grande, iniziamo questo 2020 alla grande. Ciao ragazzi, e ricordatevi, forza #Teo03.